E allora ragazzi, bentornati su Stormfighters TV a questa nuova rubrica denominato Pugilato Italia, dedicato appunto al pugilato regionale, pugilato nazionale, pugilato internazionale, dove andremo a vedere quello che avviene durante i weekend, quindi i vari incontri che ci sono a livello internazionale e quelli che verranno a seguire. Ma chiaramente, quando si parla di pugilato, bisogna obbligatoriamente passare la parola al nostro Marco Filippini. Vai Marco! Salve a tutti gli amici di Stormfighters TV. È stato un weekend pugilistico molto importante quello che si è appena concluso. Iniziamo con venerdì sera, dove c'è stato appunto la serata pugilistica organizzata da Box Lorenia a Portoviro. È stato un match molto importante quello tra Cristian Zara e Pio Antonio Nettuno. Nettuno è sicuramente un pugile molto generoso che viene sempre avanti, e Zara è stato molto forte, si ha fatto vedere che ha fatto una preparazione strabiliante per questo match, soprattutto in dei colpi che ha portato nell'ultima ripresa, quando poi Nettuno è andato KO, quando per 20 secondi ha fatto un'azione da manuale dove ha tirato circa 40 colpi che hanno mandato definitivamente KO l'avversario. Zara adesso è pronto per il titolo italiano, e la sfida a Vincenzo Picardi è lanciata. Successivamente si è visto il match clou tra Etinosa Olea e Andrea Roncon Junior per il titolo italiano dei pesi medi. È stato un match molto importante perché ha fatto confermare quello che è lo strapotere fisico di Etinosa, che se viene pressato sicuramente è un pugile che va in difficoltà, ma quando appunto riesce a concludere le sue azioni è un pugile che riesce a imporre il proprio ritmo all'avversario. Consideriamo che comunque il match si è svolto in pochissimo spazio, nonostante appunto la fisicità dei due. Roncon ha avuto, a mio dire, uno sfavore perché è scivolato spesso e il ciavo è cresciuto e quindi ha convinto, riconfermandosi campione italiano. Adesso dal ragazzo della Schoolbox di Asti ci aspettiamo sicuramente la conferma in Europa. Altra serata molto importante è stata la serata pugilistica organizzata da Matchroom, e quindi da Edren e Vierne, nella Matchroom Fight Camp, che ha visto tre titoli in palio. Il primo è il WBO Global tra Luther Clay, che aveva sconfitto il nostro Dario Morello, e Chris Kongo. Chris Kongo, a mio dire, è stato molto ma molto più superiore a Luther Clay, che ha imposto la sua fisicità bene il jab sinistro, trovando una vittoria e confermandosi come nuovo campione WBO Global. Secondo me, da questo ragazzo ne possiamo vedere delle belle anche in ambito europeo. Match stupendo quello tra la Taylor e la Pearson, dove la Pearson ha fatto un match fantastico attaccando per 10 riprese continuamente senza lasciare un attimo appunto la Taylor, ma la Taylor molto più precisa e si riconferma campione ed è sempre la donna da battere nella categoria dei pesi leggeri. Il match clou è stato il WBC Itinerim tra Dillian White e Alexander Povetkin. Cosa è successo? White era favorito dai Boomakers e ha fatto un match comunque fino alla quarta ripresa stupendo, dove ha messo 2 KO a Povetkin. Povetkin sembrava spacciato, arriva la quinta ripresa, Povetkin con un'azione da manuale, White mette il jab, Povetkin si sposta e mette il montante al mento, match finito. Adesso cosa succederà? Succederà che Povetkin sicuramente andrà a sfidare il vincente tra Fury e Wilder per il terzo capitolo, ma soprattutto Sasha Povetkin a 40 anni si conferma ancora un pugile, un peso massimo da battere, un peso massimo in grado di fare box, che sa fare box e soprattutto molto molto potente. Sicuramente ne vedremo tante tante belle cose nei prossimi match. Aspettiamo adesso il 28 agosto per il titolo italiano tra Finiello e Maccaroni, organizzato dalla BBT, quindi dalla Buccioni Boxing Team a Sora, e successivamente aspettiamo le altre serate pugilistiche. Una serata molto importante che avverrà il 25 settembre, che vedrà Domenico Valentino sfidare Clay Calladi per il titolo IBF International dei pesi leggeri. Calladi scende di addirittura 2 categorie per andare a affrontare Valentino,
e lo farà appunto per cercare di fare la storia, perché non è facile battere appunto un pugile come Domenico Valentino. Successivamente nel match della serata si vedranno tanti altri sottoclou molto importanti che confermeranno pugili italiani molto importanti del panorama e che noi aspettiamo. Un saluto a tutti e passo la linea a Francesco. Grazie Marco per questi aggiornamenti sul mondo del pugilato. Effettivamente bisogna dire che Povetkin ha lasciato tutti a bocca aperta con questo montante, chiamiamolo della domenica, ma portato in maniera davvero eccezionale. Ad ogni modo, fateci sapere se vi piace la nostra rubrica Pugilato Italia e se avete dei suggerimenti, chiaramente non dimenticate di lasciare giù nei nostri commenti e non dimenticate soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ad ogni modo, da parte di Francesco Lafauci, Marco Filippini, lo staff di Stone Fighters TV è tutto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Vamos! Stone Fighter TV. Yeah. Stone Fighter TV. Stone Fighter TV. Yeah. Stone Fighter TV. Prendo un destro e un sinistro e forse un low kick. Sei sul magico schermo di Stone Fighter TV. C'è la Fauci Francesco, non ti perdere il film. Se non piace la lotta, non passarci da qui. Stone Fighter TV.